Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi show numero 153. Però Giorgione, ti sei messo la maglia blu come la mia. Non va bene, differenziamo. Cioè, ci dobbiamo mandare i selfie alla mattina? Oh, ma come ti vesti, caro? Giorgione, non lo so, però vabbè, non va bene. Abbiamo fatto flop. Vabbè, abbiamo fatto un flop, sì. Un po' oggi come sì. I costruttori che hanno fatto flop tecnologici durante la loro storia. Infatti oggi parliamo di questo. Iniziamo lo show. Lead Story! Sono tornato a fare il lead story bello squillante perché ero nel Principato di Monaco, dovevo fare un lead story un po' più fighetto. Trattenuto, un po' gnigni. Qua sbrasi. Qui ho proprio esagero. Partiamo con il Mavic Zap. Pensate, un cambio elettronico che arrivò prima del Day 2, ma molto prima. Stiamo parlando del 1992. Cioè, una cosa impensabile. Io me lo ricordo, ero piccolino, me lo ricordo in un negozietto di biciclette delle mie parti a Valzago. L'ho visto dal vivo quando ero piccolino con mio nonno, che mi portava sempre a fare queste cose. E dice, ma cos'è? Sì, non era il classico cambio a parallelogramma, ma aveva questa specie di un albero di gomma che scorreva. No, albero di metallo. Sì, no, però nel senso con la guaina attorno. Sì, dico, sì, brazo di gomma, bello. Non bellissimo da vedere. Sì. Ed è stato utilizzato da Chris Borman nel prologo del Tour de France del 94. Con grandissimi risultati, lo grandissimi vinse. Risultati, sì. Però però il problema è che si lamentò parecchio, una cosa che ha dichiarato poi recentemente, che il cambio smise di funzionare quasi subito e fece tutta il prologo con un rapporto solo. Single gear, ha vinto lo stesso. Gli si è fermato sull'11, lui menava 60 all'ora, non ha avuto grossi problemi. Diciamo che più che un flop è stato forse una cosa che ha anticipato tantissimi tempi, la tecnologia dell'epoca, soprattutto a livello di elettronica e microprocessore, non era ancora pronta, no, a supportare un'invenzione di questo tipo, però ma l'idea era giusta. Ci hanno provato. Un'altra discutibile invenzione tecnologica che non è andata proprio alla grande sono i freni idraulici Hydro-R del 2015. Sì, sono freni idraulici per ruote, non a disco, ruote tradizionali. In realtà a me l'idea è sempre piaciuta e secondo me sono freni che potrebbero tornare in futuro. Non lo so, Cavendish li ha provati, eh? Sì, ne hanno usati in tanti, sono utilissimi, ad esempio per le biciclette da cronometro, perché sono più aerodinamici dei freni certo, a disco, sì. Riescono a nascondersi meglio, sia gli idraulici non devono avere un meccanismo di leve come con un freno a filo, ma possono essere veramente compatti. Inoltre, come diceva mio nonno, mi ricordo sempre il buon mio nonno, che andava a comprare le biciclette con lui. Non è sempre saggio. Volevo la mountain bike con i freni a disco e mi fa il dialetto. Se dei fan dei dischi, il cerchio è già un disco. Cioè, il cerchio della bici è già un disco. È già un disco di per tra l'altro di 28 pollici, 710 mm. Cioè, se anche io farei i dischi da 140, 150, un disco è da 710. Cioè, si trova un modo per raffreddarlo e farlo funzionare esattamente come un disco, con la pinza che funziona come la pinza del frenadisco, i pattini diventano pastiglie, diventa un disco super efficiente. Però in questo caso SRAM non ha creato un freno che ha dato una maggior qualità alla frenata, magari soprattutto in caso di pioggia, di bagnato, e soprattutto anche le gomme duravano meno, quindi non era stata fatta i pattini duravano meno, quindi non è stata fatta un'invenzione. Però dall'altro campo eccellente per quello che è stato criticato, insomma. Sì, però i vantaggi del frenadisco, cioè della parte idraulica, quindi i cavi dei freni non si allungano perché non ci sono i tubi con l'olio. Sì. Sì, il problema è la manutenzione, se devi cambiare qualcosa e tagliare. Però se i pattini durano meno, sul bagnato vanno uguale, se non peggio, è Giorgione. Boh, a me sono sempre piaciuti, no. Mi piacciono molto di più di le soluzioni. Gli dai una speranza questa invenzione? Non lo so, ma quando satureranno il mercato dei dischi, secondo me qualcuno ritornerà a lanciare questi. Passiamo al cambio idraulico rotor del 2016. In ambiente idraulica. È ancora più recente questo. Questa era una bella invenzione, l'uno di SRAM, di rotor. Niente, era un cambio che non funzionava né con la corrente né con i cavi, ma con l'olio. Ed era più leggero di 200 grammi rispetto al Durace dell'epoca. Il problema grosso, secondo me, è che riuscire ad entrare in un settore dei gruppi, quando sono dominati da mercato molto SRAM, Shimano soprattutto e Campagnolo, entrare come quarto gruppo è difficile, soprattutto se gli altri tre sono orientati verso i cambi elettrici e elettronici. È un mercato molto saturo dove è difficile inserirsi. Ultimamente ha provato FSA a inserirsi nell'ambito dei gruppi, piano piano qualcosa si sta muovendo, loro sono abbastanza soddisfatti, per loro è stato un pochino un peccato non riuscire a sfruttare
il periodo pandemia, purtroppo non avevano i pezzi disponibili perché c'era una grande ricerca, nessuno ce li aveva. Quello che qualsiasi costruttore dice, avessi avuto un po' più di magazzino, chi lo sa. Quello è un problema per tutti. Andiamo adesso a un'invenzione un po' più antica, anzi molto più antica, stiamo parlando del 1989. E stiamo parlando di pedivelle caricate a molla. È una cosa che brutte. Un po' particolare. Cioè, si è pensato, se nel momento di massima spinta, quando il piede è più o meno 90 gradi nella circonferenza della pedalata, io carico una molla, poi nel punto morto, quando non riesco a spingere, la molla mi ridà l'energia e quindi supera i punti morti più velocemente. Sì, però l'idea poteva anche essere interessante, il problema è che non ha fatto i conti con l'entropia, secondo il principio della termodinamica, cioè se tu carichi una molla, l'energia che ti dà è inferiore a quella che gli hai dato, quindi continui a buttare via energia. Bisognerebbe chiedere al tizio che utilizzava l'orbea montata con questa speciale guarnitura come si è trovato, però sì, lascia molti dubbi, sinceramente. L'idea però era interessante perché poi le corone ovali di fatto servono a questo scopo, cioè aumentare la resistenza, quindi permette di fare più forza nel punto di massima spinta e diminuire la resistenza, quindi consentendo anche meno forza per superare i punti morti. Però non hanno mai preso piede queste... No, le molle perché ovviamente... Oltre le molle, anche la corona ovale... Coronovale l'ha usata Froome, non so se la sta utilizzando ancora. Il problema grosso a coronovale è che salta la catena. Cioè, sì. Il problema grosso a coronovale è che se sbaglia a cambiare. L'ha usata solo Froome negli ultimi 20 anni, ci sarà un motivo. E perché la coronovale, per sfruttarla al meglio, devi pedalare quadrato. Se pedali già. E Froome pedala quadrato. Molto quadrato. Esatto. Se pedali già rotonda, che se la pedalata rotonda non esiste, sì, non diventa così efficiente, quindi va benissimo anche una corona rotonda. Vabbè, flop meritato. Comunque, flop meritato. Concludiamo con le sospensioni sulla bici da strada. Bruttine, però bruttine. Se pensiamo alle Roubaix del 93 vinte appunto con le sospensioni RockShox sulla bicicletta da strada, si pensava che potessero prendere piede anche sulle biciclette di tutti i giorni, anche perché se un professionista poteva avere bisogno di una sospensione, a maggior ragione un amatore poteva beneficiarne migliorando il comfort. In realtà non hanno preso piede perché comunque si aggiunge tanto peso alla bicicletta e sono utili solo in determinate condizioni. Il tentativo più recente è stato fatto da Pinarello con la K8 che ha gareggiato nella Roubaix di quell'anno e l'ammortizzatore in questo caso era posteriore. Sì, era una cosa interessante, l'ammortizzatore posteriore con 9 mm di escursione che agiva tra il carro posteriore e il piantone e il carro praticamente nella parte orizzontale in realtà non aveva snodi, quindi sfruttava l'elasticità del carbonio unita a questo ammortizzatore. Salvava un po' la schiena sicuramente. Salvava la schiena, alla Roubaix l'hanno usata. Le persone che l'hanno provata mi hanno detto comodissima, il problema è che... A chi la vendiamo? Non c'è mercato. A chi cavoli la mercato, vendiamo? Perché se pensiamo... Una persona che va in un negozio, compra una Pinarello che comunque è al suo costo, vuole la bicicletta magari più leggera e performante che c'è, non vuole una bicicletta ammortizzata, a quel punto magari prende qualcosa... A meno che il cliente ogni settimana va a pedalare sulle strade della Roubaix... No, anche perché poi i costruttori hanno pensato di migliorare l'assorbimento delle vibrazioni tramite i pneumatici. Si è passati ai tubeless, si è aumentata molto la sezione rispetto agli anni precedenti, quindi più aria, più capace di ammortizzare, non c'è stato più bisogno degli ammortizzatori. E quindi anche questa innovazione, cioè è brutto dire è stato un flop, però lo è stato. Però si va avanti con quei flop, perché se nessuno ci prova non si può sapere se una cosa funziona o no. Ma infatti noi non vogliamo denigrare questi innovazioni, perché comunque è giusto provarci, veramente per far crescere la tecnologia in generale bisogna fare qualche piccolo fallimento. Questi hanno fallito, però ci hanno provato, bravi lo stesso. Potreste farci sapere qui sotto nei commenti quale di queste invenzioni secondo voi non è stato così tanto un flop, ma semplicemente anticipato troppi tempi. Oppure scrivete se ce ne sono state altre che non abbiamo menzionato. Race News! E andiamo con le notizie dal mondo delle corse, ovviamente di ciclocross, con la prova del Telenet Super Prestige di Boom, ed è tornato alla vittoria Wout van Aert. È tornato a correre e di conseguenza è tornato a vincere. Partendo a metà gruppo perché non aveva punte, ha superato tipo 20 persone al primo giro, ha lasciato tutti con 2 minuti di ritardo e ha fatto in tempo anche a cadere e rialzarsi. Perché poi c'era un fango esagerato. Era una pinna campestre, l'ha fatta a metà a piedi quella gara lì, sì. Veramente devastante. Ma pensa come si devono sentire i vari Iserbit, Tonarts. Come si devono sentire? Cioè, loro sono là dall'inizio dell'inverno, della stagione del cross. Tra l'altro loro professionisti a scannarsi solo sul cross, cioè loro la stagione gira attorno al cross, quindi si preparano in modo specifico per loro questo. Si scannano dall'inizio, poi arriva Van Aert, fra un po' arriverà anche
Van der Poel, poveretti, cioè loro cosa, e Pitcock, che cosa c'era già anche lui, però tra l'altro Pitcock, esatto, ha fatto settimo, già un po' più umana la prestazione di Pitcock al rientro nel cross. Sì, forse con un fango così pesante uno come Pitcock non riesce a venire fuori rispetto a un carro armato come Van Aert. Lui ha ammesso di essere un po' arrugginito e ha un po' sofferto l'assenza dal sì, dal fatto cross, sta che come abbiamo parlato nel video di Van Aert qualche tempo fa, questo qui stacca, è un professionista, lui stacca, si allena, torna alle corse e vince, è veramente devastante. Cioè, non è... Adesso voglio vedere Van der Poel quando torna, fuochi d'artificio. Comunque, ancora. Dovere di cronaca, secondo posto Ton Aerts, terzo Van der Aar, poi Iserbyt e Rorar, mentre in campo femminile vince la solita Lucinda Brand. Lucinda Brand, in formissima anche quest'anno, poi solita Van der Eyden e Denis Betsema al terzo posto. Si è conclusa la prima edizione della UCI Track Champions League, Giorgione. Sì, si è conclusa con una settimana di anticipo, non viene disputata la prova di Israele, quindi si è conclusa a Londra. A vincere nel campo sprint, quindi nel settore velocità, è Emma Hintze della Germania e Arela Vrielsen dei Paesi Bassi. Poi Katie Archbold e Gavin Hoover sono immersi dalle rispettive categorie, insomma, tra endurance e sprint. E Giorgione, prossimo ci sarai anche tu, lo sai, ti ho iscritto alla Track Champions League per sfoderare quei watt devastanti. Ma che watt? Ci ho iscritto, Giorgione, sì, dovrei farci un pensierino, mi spiace. No, poi a furor di popolo, tra l'altro, la gente ti vuole. Ma non sa quanto almeno anche solo a campione italiano, iniziamo con un campione italiano. Cioè, bisogna iniziare. Cycling Inspiration, la sfida delle foto caricate sull'app di GCN. Partiamo dal terzo posto, Rouge 73. Questi scorci di autunno ripagano di tutta la fatica appena fatta. Ciao. Bello, sì. Bello, bei colori, la bicicletta nascosta che quasi non si vede. Infatti, appena aperto la foto, ho detto: ma Cycling Inspiration è un paesaggio. No, c'è anche la bicicletta. C'è anche la bicicletta piccolina, però c'è. Che lo sanno che devo mettere la bici. Senza bici. Al secondo posto, Willy Faso, 20 gradi a Valencia dopo una settimana sotto zero nella Sierra di Madrid. Beato te. Costa Blanca, comunque. Valencia è ancora in Costa Blanca. Beato te. Ripaga parecchio quella zona lì, è fantastica per andare in bici d'inverno. Primo, io sono andato tantissime volte ad allenarmi, fantastico. Primo posto, Fam Gioia 62, giro direzione Monte Torla, Campo Fontana, Verona. 2 gradi e tanta fatica, ma panorama e compagnia ripagano lo sforzo. Sì, ci vorrebbe più una fat bike per andare su un percorso così che una montagna. Sei stato bravo a arrivare. Qui c'è esperienza, bello però, eh. A proposito, c'è il... Ti fa venire voglia di prendere una mountain bike e avventurarti? No, io sono curioso di vedere le bici da cross, perché domenica ci sarà la gara sulla neve in Italia di cross, quindi sono curioso di vedere come faranno. Val di sole, sì. Vero. Quindi vabbè, primo posto per Fangioia 62, andiamo al Parco Bici, la foto è di Elena B, è una special di Tarmac SL4 del 2017. Giorgione, sei contento e felice? Sì, a parte i tuoi canoni. Cambio, non ha il cambio giusto, ma il resto dai che ci siamo. Vasca miseria, il cambio. Non ha messo la catena, fa vedere. Eh no, non sa l'11. Porca miseria, Elena, mi sei caduta sul rapporto. Vabbè, però io l'ho messo lo stesso, anche di Giorgione. Me ne prego. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN nella sezione Cycling Inspiration e Parco Bici. GCN Italia Tech, tecnologia, vedete voi. Matteo Ceriani, ciao, potreste spiegare come regolare al meglio l'inclinazione del manubrio? So che il biomeccanico è opportuno, ma c'è qualche accorgimento a casalingo utile? Hai fatto un video, Giorgione? Sì, ho fatto un video specifico, lo trovate qui. Sì, la regola principale per un manubrio da corsa è tenere la parte più bassa parallela al terreno, appena appena rivolta verso l'alto, ma di poco, in modo da poter avere una posizione di presa bassa comoda e senza ruotare troppi polsi, e regolare le leve in modo da arrivare bene ai freni in presa bassa e non essere né troppo alto né troppo basso in presa alta. Insomma, il manubrio comunque è una coperta corta, lo tiri da un lato e diventa scomodo dall'altro, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. Notizia tech riguarda la vela. Coppa America, nella Coppa America si cercano, non una Coppa America, nella vela si cercano ciclisti per operare sul winch.
quindi operare sul sistema idraulico. Si muovono a mani che caricano il sistema idraulico per non so bene cose, non capisco niente di vela, so solo che hanno cambiato i regolamenti e adesso si può operare su questo sistema non solo con le braccia ma anche con le gambe. Con le gambe fai più forte. Quindi hanno pensato, facciamo prima a allenare un marinaio e farlo diventare forte come un ciclista o a prendere un ciclista, metterlo lì di tu, non pensare... Spinge di ignoranza proprio. Diciamo, vai, tu meni e basta. Giorgione, però con i tuoi vattoni, potresti... Ma perché? Allora, non vuoi correre su pista, non vuoi fare neanche le garette della parrocchia su pista e sfogare i tuoi vatt. Adesso abbiamo l'opportunità di inserirti nella vela, magari, tipo, perché comunque non è costante. Esatto, il tipo di sforzo mi piace, perché sono delle belle svattate di, penso, pochi secondi, in cui bisogna caricare il sistema, e poi recuperi, penso, fino alla virata dopo sei fermo, penso. Giorgione, I have non a dream. So, penso. I have Se a dream. Mi volete, mi invitate, è una prova. La faccio volentieri. Io la butto là, La butto là anch'io. Qualcuno che lavora nell'ambito vela e non 1800 watt ce li ho. Magari lavora per una rossa. Però, c'è un però, bisogna capire come si pedalerà, perché secondo me non è la posizione del ciclista normale, ma una posizione reclinata. Sì, sarà reclinata, quindi lì bisogna per fare più batte, è più complicato. Non ne fai tanto, vabbè, è un po' vale per tutti però la cosa. I have a dream. I tuoi commenti, andiamo con il classico momento della lettura di alcuni vostri commenti, iniziando con Gabriele Scabbia. Ciao ragazzi, bellissima intervista a Elia, siete sempre migliori, so che è una proposta azzardata, ma cosa ne pensate dell'introdurre anche su strada lo sprint all'eliminazione, come in pista o nello sci di fondo? Esiste? Sì. Si sono le gare tipo pista, a livello giovanile ce ne sono tante, a livello professionistico. Ma che poi il Giro d'Italia puoi fare la tappa, gara eliminazione. Però ti dico, tipo pista, fatti su strada, a me mi hanno sempre divertito da ragazzino. Quello sì, fatte tantissimo. Anche da vedere, penso per chi è lì, per i genitori o altro. Sì, bello. Sono una specialità da kermesse, da spettacolo. Se li vedete fare professionisti, ecco perché sono ingaggiati per farlo e non è una corsa di gara. Per il momento. Ciccio Pungiball. Bellissimo Ciccio Pungi. Tra l'altro, ma fedelissimo. Forse per migliorare l'appeal potrebbero far qualche serie come ha fatto la Movistar, dove si vede la vita quotidiana dei grandi campioni. Tutto ciò che fanno nella vita quotidiana è le gare. Compresi anche i litigi e le semiscazzottate. Dietro la prossima curva. I malumori. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tanto. Sono curioso di vedere la prossima stagione con Lopez, quello che ha combinato. Magari vedremo cose, no? Cose. Incredibili. Ma ormai uno guarda le gare focalizzando sulla Movistar, pensando già a quello che vedrà l'anno dopo nel documentario. Antonio Santo, a proposito delle future nozze di Elia, posso chiedervi di fare un saluto a me e alla mia compagna Rossella? Certo. Nonché futura moglie, in quanto il prossimo 11 dicembre convoleremo a nozze. Come accennava qualcuno, ormai siete parte anche della nostra famiglia. Per noi è un piacere essere auguri. Parte della vostra famiglia. Tantissimi auguri. Vai con Mushin Hadam. Altro fedelissimo. Ciao ragazzi, ho visto ultimamente un articolo in cui c'è scritto che in Francia gli allievi potranno correre con un rapporto libero, senza nessuna restrizione. Questo è stato fatto perché trovare delle cassette che cominciano con il 14 in questo momento è molto difficile. E per il fatto che secondo quelli che hanno fatto questa legge non c'è nessuno studio che dimostra che usare rapporti duri è sbagliato per i ragazzi allievi. Voi che ne pensate? Io penso che a volte le cose succedono nel modo giusto per i motivi sbagliati. Cioè, io da tempo che sostengo che i rapporti come sono stati pensati per le categorie giovanili non hanno senso, soprattutto se pensiamo che nella mountain bike non c'è limitazione, inizia a spingere i rapporti duri che vuoi fin da ragazzino. E infatti non è un caso che ultimamente tutti i più forti arrivano dalla mountain bike, non è un caso. A quell'età qua, 14 anni soprattutto, post pubertà, c'è bisogno di allenare la forza, e se il rapporto massimo è limitato si fa fatica ad allenare la forza in bicicletta, quindi sono d'accordo nel liberalizzare rapporti dagli allievi in su, tenendo la fase esordienti come protetta, perché è ancora una fase di pubertà. Sì, esordienti, esatto, esordienti ancora vincolato. Però allievi juniore se li lascerei già liberi. Io mi ricordo i fuorigiri che facevi da allievo. No, ma poi a parte il fuorigiri, a parte il discorso prestazionale che mi interessa. No, a me dava fastidio proprio essere sempre fuori quei giri. Nel senso che vinca un allievo piuttosto che un altro a livello di sviluppo del movimento mi interessa poco. Mi interessa che riescano a sviluppare la forza in età in cui c'hai testosterone a 1000 nel momento di fare forza e c'è un rapportino che non te la fa fare. Beh, lo studio e la ricerca sono andati avanti a quei tempi, fino a poco fa si pensava che potesse essere un problema, adesso sembra di no, quindi è giusto comunque cambiare. Sì, pensarci per carte in tavola, esatto. L'artigiano romagnolo. Grande, From Romagna, siete dei grandi, vi prego rispondete. Noi rispondiamo, non potrei trovare persone migliori a cui chiedere. Come diventare pro? E questa è la domanda. La domanda complicata, come diventare pro? Caro il mio artigiano romagnolo,
È molto semplice, si fa il, si segue il percorso dalle categorie giovanili, ma anche no, dipende, puoi iniziare anche da juniore, anche guarda, con altri sport. Guarda certo, un certo Remco Evenepoel. Se i risultati ci sono, se sei in grado di vincere le corse, di farti vedere, quando passi dilettante, sì, allora avrai l'opportunità di diventare professionista. Sembra molto facile, detta così, però... No, è molto difficile perché di base devi avere un motore incredibile, essere predisposto a allenarti tanto e guidare bene la bici e saper stare in gruppo. Senza queste cose non passi pro. Sì, sì, questo serve per fare i risultati, poi dopo sì. Di risultati diventi pro. Sì. Ma quella è la base, prima di quello che ho detto io c'è questo. Queste piccole attitudini. Il motore ci vuole, se no però... sarebbero tutti pro. Riccardo Stocco, buonasera, a breve volevo fare un test FTP da 20 minuti. Essendo un peso massimo avrei trovato una strada pianeggiante adatta alla durata o voi mi consigliate comunque una salita regolare? Grazie e complimenti. Ma proprio perché sei un peso massimo è meglio la salita, perché hai bisogno di una distanza inferiore. Cioè il problema dei 20 minuti in salita è per chi è molto leggero e molto certo. Forte, che trovare una salita di 20 minuti regolare per uno leggero vuol dire 7 km, 7 minuti regolari, insomma magari non tutti ce l'hanno vicino a casa. Per te probabilmente bastano meno chilometri, quindi in salita secondo me ti viene più facile. In pianura 20 minuti vuol dire che qualche stop, qualche semaforo, qualche incrocio, sì. Qualcosa lo trovi. Una salita è più semplice, soprattutto perché sei un peso massimo, ci vuole meno chilometraggio, quindi fai meno fatica a trovare un pezzo regolare. Sasha Ossibi RBRW. Codice fiscale. Giusto per curiosità, le ammiraglie potrebbero trasmettere tramite le radioline di squadra musica ai propri corridori? Chi non vorrebbe ascoltare Franchino su quelle salite in pernice? Magia! No, sì, possono, c'è sì. Un problema grosso che se una persona schiaccia il tasto per comunicare la radio, tutti gli altri non possono più parlare. Sì, quindi se il DS sì. Schiaccia il tasto e no, mette la musica e uno deve comunicare, deve sentirsi in Franchino. No, però sì, magari due minuti no, di Franchino. Così logico, due no, minuti bucano non per, quattro, non per un'ora, uno. Non per un'ora. No, deve essere un momento di tranquillità, dove non succede nulla. Però sì, si può fare, non è vietato sì, sicuramente. Il regolamento non lo vieta, ma... Con Franchino. Boda, Bodasca, anche voi è capitato di imbattervi in qualche segmento su strada, vedere i PR, i personal record, fatti i tempi d'oro e pensare ma quanto andavo forte e neanche me ne accorgevo all'epoca. A me capita perché ogni tanto mi arrivano sì, commenti su Strava di file caricati nel 2013 di gente che dice oh come andavi qua? Grazie. Io avevo avuto un record per un bel po' di tempo su una salitella vicino a casa. Ci mancherebbe che non hai avuto un com per un po' di tempo. Te ne avrei avuto anche un po' di più poi, di com, scusa, ne sì, fatto perché un po'. Poi io mi sono iscritto nel 2013, non è che... Era vergine Strava, li facevi com ogni uscita. Sì, nel 2013 o 14, sì. Comunque a volte andavi in bici con l'idea di andare a fare il tempo su quello strappo, qualcuno quando... lo fa anche adesso adesso sì. È un po' più difficile perché ormai si è alzata l'asticella sì, però io ho ancora qualcosa che resiste, qualcosa di hai ancora qualcosa salite che resiste? Pedalare sì però tipo facciamo un video 5 minuti facciamo il video si torna sullo strappo sul a campo. Vedere quanto vado più piano del mio piede si torna su sì. Allora, ti dico hai dato uno spunto, un assist stiamo perfetto. Parlando di 6 minuti a 550 watt. C'è bisogno di fare un test o possiamo che... Torniamo noi, portiamo un pro che prova a battere il tuo tempo. Facciamo un video così, Giorgio. Ma è facile che lo batte il mio tempo, complicato. Pro, la maranga. Non lo so. Perché queste idee così avvilenti nei miei confronti in ogni caso? Perché adesso faccio schifo, però mi batte e vengo lì. 2000... Bello, bella idea maranga, grazie. Lo sviluppiamo un po' meglio, un po' più articolato, però 2022 ci sarà questo video. Luca Bergamasco, questo è un commento sul video uscito domenica della... Crono squadra di beneficenza. Bello, sono divertito a guardarti spingere. In qualità di cinquantenne fuori forma, super apprezzamento per lo sforzo del Maranga. Vai Alan, un grosso grazie da tutti i cinquantenni fuori forma. Comunque, che grinta. Forse erano anche quasi sessantenni. I due signori... Erano panza muniti, che... più che altro. Ma hai sofferto con loro a vedere proprio la bocca aperta? Bordeaux. Erano il colore monegasco, la faccia bordeaux, le mani pallide perché non hanno più sangue nelle estremità tutte. Però alla faccia. Fine hanno tenuto duro e l'elemento del gruppo più in difficoltà era Tiffany. Sì. Tiffany l'ultimo giro l'ha sofferto, rischiava lì di perdere. E lei non hai spinto. Perché lei ha spinto. Lei non l'ho spinto. Non, no, spinto. Non me la sono sentita perché è una pro, cioè, poi è partita forte, quindi ha fatto anche l'errore
di sgasare all'inizio, poi ha sofferto l'ultimo giro e adesso soffri, cara mia. Ho capito, ma gli davi le spinte da 800 watt a volta all'amatore. Bottas che... aveva un'adrenalina addosso, era proprio concentratissimo. A un certo punto, tra l'altro, una cosa che non ho capito era in fondo davanti a me, davanti a lui c'erano i due signori che erano là tra la vita e la morte, che sbandieravano, che si stava creando un buco, e lui non è che ha accelerato per dargli una mano, spingerli. Li ha saltati. Lui, lui non stava lì proprio fermo. Cioè, il gap cresceva sempre di più e lui stava fermo lì dietro. Ma sai, Formula 1 ha un rapporto diverso con i gap. Io ho sorpassato... Veramente è quello. Il DRS. Il DRS. Io ho sorpassato, li ho spinti tutti e due. Ho boccheggiato, sono tornato dietro a Bottas. Come un tamponamento, secondo me, non è d'accordo su questa cosa. Bottas è un po' nel suo mondo, è particolare quel ragazzo lì, però. Vabbè. Commenti finiti. Commenti finiti, Giorgione. Mi raccomando, continuate a scrivere, commentare. Noi cercheremo di rispondere sempre a più commenti possibili. Sondaggio della settimana. Allora, andiamo a vedere i risultati del sondaggio che abbiamo lanciato nello show precedente. Cosa bisognerebbe cambiare per rendere il ciclismo più interessante? Tappe più corte con più bonus intermedi, 55% domina la scena. Poi Giorgione... migliorare le riprese televisive, 17%, bonus cittadini, 21%, budget cap, 7%. Te cosa avresti detto? Io migliorare le riprese televisive, facendo cose da dentro, poi, con le GoPro poi collegate. Poi forse sarà dei bonus intermedi, però sì, le riprese televisive sicuramente potrebbero migliorare, sì, ci starebbe. Nuovo sondaggio, allora vi chiediamo in questo show qual è stata l'invenzione tecnologica che avresti salvato. Allora, le sospensioni sulla bici da strada, di tutti i generi, dietro, avanti. Non è veramente salvata questa, mal di schiena. Sì, per il mal di schiena, le chiale ernia, insomma. Pedivelle caricate a molla, che brutte, mamma mia. Cambio idraulico o il Mavic Zap? Il primo cambio elettronico. Fatelo sapere rispondendo a questo sondaggio sull'app di GCN. Caption Challenge, la sfida caricata a molla, come le pedive, come la guarnitura lì brutta. Bravo, bravo Maranga. Brutta come i debiti. Allora, a vincere è Francesco Morosetti, la foto era quella di Elia con l'e-bike. Elia, Giorgione, quanti watt dovrei avere per vincere tutte le volate senza problemi? Con 2000 watt batti tutti senza problemi, ma hai detto che ne è quasi 1600 di picco. Tada! Giorgione, ho trovato i watt che mi mancano. Te che a dire, poi con questa bici di watt ne fai pochi, no. Purtroppo. Comunque non so se hai guardato il sì, video. Sì, l'ho visto, visto. Diceva che le volate non si vincono con i wattoni, con i numeroni, perché dopo sì, 200 ma Maranga, km. Non doveva dirmelo Viviani, io ho finito di fare professionista perché pesavo tanto. Però, ma no, 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 lo so. Io facevo i wattoni però i wattoni li vinci le gare su pista. E Giorgione, tu i wattoni no, ce li hai ancora. Quelli sono i wattonioni. Io sono i wattoni che è una via di mezzo tra i wattonioni e i watt dei velocisti moderni. Quindi comunque, faccio presentatore sul comunque GCN. Non mollo, sappi, non mollo. Io voglio Giorgione alle corse. E diamo la nostra nuova caption. L'ho vista in diretta sta caduta di Van Aert a boom, bellissimo. Ha fatto un volo, è caduto sopra la bicicletta, si è rialzato un po' così e ha ricominciato a correre. Fenomeno. Sì, ma io l'ho vista di peggio di cadute, gente che è proprio arrivata lunga sì, in fondo sì, ma non che stava era uscita al percorso. Ma c'era Iserbit che è piccolino, che aveva i piedi che gli toccava dentro nel fango, cioè lui pedalava con le suole che sfregavano dentro non nel fango. Non veniva più fuori, poverino. Vabbè. Che spettacolo. Commentate grande, questa foto di Van Aert, che fate un po' quello che vi piace di più. Vabbè, ma siete professionisti della Caption Challenge, quindi via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo 153esimo GCN Italia Show, cari impattati. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale GCN Italia se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!